Ciao ragazzi e ragazze, sono in montagna, sono appena tornata da una giornata al lago, per cui vi cacciate il video dalla cameretta in montagna e con i capelli bagnati, appena uscita dalla doccia. Allora, video importante, prima di tutto una cosa, non ci siamo sentiti negli ultimi giorni da giovedì, perché inizialmente ero in vacanza a Cagliari, poi sono stati un paio di giorni abbastanza difficili. Da un punto di vista personale, ovviamente è agosto, quindi la maggior parte di voi non se ne sarà neanche accorta, meglio così. Scusatemi se non sarò così tanto presente nei prossimi tempi, ma questioni personali. Detto questo, il video di oggi è un video importante che sto rimandando da un po', un video che voglio far diventare un uncut, che cercherò di tenere il più corto possibile, perché il concetto non è così difficile, basterebbe un pochino di rispetto. Vi faccio una cronistoria. Faccio un post sulla salute mentale su LinkedIn che vi linkerò poi qui sotto se vi interessa, guardarlo, se vi interessa insomma leggerlo, parlando anche di come io ho cercato di conoscere la mia salute mentale, curarla, prendermene cura più che curarla, da un punto di vista di anche supporto di professionisti e quant'altro. Tra i vari commenti più o meno entusiasti, comunque la maggior parte insomma abbastanza d'accordo, perché del resto quando una persona dice mi prendo cura della mia salute è ben difficile che gli si possa dire ah, fai male, ebbene qualcuno è riuscito a farlo con un commento che riassumerò così, che diceva sostanzialmente in realtà tu devi solo rallentare, davvero tu non hai bisogno dell'aiuto di nessuno, vai in un bosco, annoiati. Trova il modo di fermarti, vedrai che starai meglio. Allora, questo commento che io trovo di una tossicità inaudita, non lo posso più vedere, ma lo potete trovare voi nel post, perché in realtà questa persona, dopo che io gli ho risposto, mi ha bloccata. Allora, c'è una risposta, l'unica, secondo me, risposta giusta, quando una persona si rivolge a me, a voi, in questa maniera, che è sostanzialmente grazie mille per il consiglio, un mio caro amico che lavora in una Big Tech direbbe grazie per il feedback, ma anche se davvero non lo vorresti ringraziare, però ho speso del tempo per te, quindi grazie per il feedback. Ma siccome non solo non ci conosciamo bene, ma non ci conosciamo affatto, perché io questa persona proprio non la conosco, forse non è il consiglio giusto per me, o comunque non lo tenderò a rispettare. C'è una cosa importante da tenere in considerazione, che questa cosa vale anche quando sono i nostri genitori a farci un commento del genere. Io non voglio parlare di esperienze personali, ma so che queste esperienze sono molto comuni per molte persone. Anch'io nella mia famiglia ho persone secondo cui in realtà io non ho necessità di andare dallo psicologo, secondo cui la salute mentale in realtà è qualcosa che sia importante, ma dopo qualche regolazione, una vacanza, forse qualche pastiglia eventualmente poi si aggiusta. Ecco, questa cosa non è così. Mi è successo, mi capita, mi è capitato. So che capita a molte persone della mia generazione, purtroppo persone anche più giovani. Questo vale anche per i vostri genitori, perché? E per i vostri familiari, per vostra moglie, marito, figli e quant'altro. Perché? Perché nessuno vi conosce davvero come vi conoscete voi. E quindi nessuno può tirar fuori un giudizio riguardo una vostra condizione che non siate voi. Sono come quelli che vi danno consigli su come, per esempio, come stare, che lavoro dovreste fare. Ma saranno cazzi vostri, come diceva Elio in LOL, ma saranno cose che potete decidere voi? Beh, dovreste. Quindi il concetto è molto simile. Detto questo, nessuno, quando dite che andate dal fisioterapista o a farvi un esame del sangue o a farvi controllare il cuore o lo stomaco o il fegato, eccetera, eccetera, vi direbbe, o una banale visita di routine, no, dal medico di base, vi direbbe: ah, ma non dovresti farlo. Forse dovresti solo andare a farti una camminata nel bosco. E questa cosa vi fa capire, cioè il paragone vi fa capire quanto tossica è una narrativa secondo cui hai l'ansia. Ma dai, stai tranquillo, non essere stressato. Sto leggendo un bellissimo libro che quando finirò vedrò di consigliarvi. Mi ha consigliato Francesca Disegna, co-host mia di No Passa Nada, link di No Passa Nada qui sotto.
dice, racconta come ha sviluppato una terapia, un'evoluzione della terapia comportamentale tradizionale in psicoterapia e racconta come in realtà la cosa peggiore da dire a una persona con un disturbo è, beh, non avercelo. Non solo perché non funziona, ma perché aumenta la frustrazione della persona che continua a focalizzarsi verso quel disturbo e quindi continuerà a focalizzare anche la sua attenzione e le sue azioni verso quel disturbo, che sia nel perpetrarlo o nel limitarlo, entrambe le cose probabilmente non così funzionali. Io voglio dedicare questo video a tutte quelle persone a cui è successa questa cosa e succede e succederà tutti i giorni, magari anche negli ambienti di lavoro, che qualcuno tenderà e tenda a minimizzare una condizione di salute mentale. Pensate sempre alla salute fisica. Nessuno vi direbbe mai una cosa del genere se parlaste di una gamba rotta. Ora, questo non significa che tutti i malesseri sono uguali, che tutti i malesseri vadano curati allo stesso modo e che tutte le soluzioni siano uguali per tutti, o che la gravità di certe cose che sentite sia corretta, cioè non è detto che abbiate capito la gravità della situazione, o probabilmente la state anche sopravvalutando. Ma questo non cambia il discorso, perché non siete certo voi che potete fare una diagnosi, non siamo certo noi, voi inteso come noi, insomma, le persone che hanno una, come dire, che non sono specializzati in medicina, appunto in psicologia, psicoterapia. Credo che sia una questione generazionale in maniera pesante. Non ho mai sentito una persona sotto i 40, 35 fare un ragionamento del tipo: ma sì, ma tanto vai a farti un giro, trova il modo di distrarti, trovati un'altra persona tra gli amici o i fidanzati, o trova, no, trova un altro hobby. È difficile che io abbia trovato qualcuno del genere. O meglio, magari c'è, ma per una posa, una narrativa di positività tossica che fa sui social. Ma poi nella vita vera, nessuno dei miei amici, nessuna delle persone giovani che io conosco mi ha mai detto una cosa del genere. Ora, non voglio lanciare la responsabilità e attaccare questa spada di Damocle a le generazioni passate, le generazioni, diciamo, non più giovani, così tanto giovani, ma le cercherò di giustificare, almeno di comprendere, dicendo che chiaramente sono cresciuta in un mondo in cui della salute mentale non si parlava. La persona che ha scritto il libro che sto leggendo è nata negli anni 40, essendo nata negli anni 40, come dire, ha avuto l'età della maturazione negli anni 60, e questo ha significato che le sue problematiche psichiatriche siano state relegate agli istituti psichiatrici, con tra l'altro trattamenti allucinanti, ma non a tanto altro, e questo negli Stati Uniti. Immaginate in paesi come il nostro, oltre, lasciamo stare, agli altri che avevano condizioni ancora peggiori, ma che magari a livello di, come dire, di sviluppo della narrativa, no, più aperta sulla salute mentale, forse erano più indietro. Dico forse perché poi, come dire, noi abbiamo un ottimo track record con il buon Franco Basaglia, che fece chiudere i manicomi quando molti altri paesi ce li avevano ancora aperti. Detto questo, ripeto, ribadisco, capisco che molte persone, soprattutto quelle che non sono a contatto con ragazzi molto giovani e quindi col ca o con le nuove teorie della medicina, della psicologia, eccetera, tutti i giorni possono avere delle difficoltà. Questo non significa però che siano le persone che hanno tematiche di salute mentale di qualunque età, direi quasi tutti, ma insomma chi ne è consapevole o chi vive un momento particolarmente difficile, a doverle subire. Quindi questo video spero che possa aiutare qualcuno di voi a perdonare queste persone perché non sanno quello che fanno, perché davvero sono convinte che la terapia non serva e davvero credono di darvi un consiglio. Vi direi di perdonarle anche se lo stessero facendo apposta, perché non si meritano la vostra rabbia. Io credo di averlo fatto, mi fanno tenerezza, però non mi scalfiscono più perché ho ben altri problemi e perché comunque è molto più importante il benessere che deriva dal nostro equilibrio, da quello delle persone che scegliamo di tenerci attorno. Perché il nostro benessere passa anche da loro,
e da ciò che da loro ascoltiamo e decidiamo di prendere. Flash news, possiamo chiudere le orecchie anche attorno ai nostri genitori, che non ci possiamo scegliere. Sulle altre persone è libero arbitrio nostro. Forse ci penserei 2 volte ad avere un partner o un migliore amico o dei colleghi, visto che la situazione può essere grave anche da quel punto di vista, che magari anche culturalmente o come ambiente proprio non capiscono e non supportano la scelta di mostrarsi vulnerabili e fare delle proprie vulnerabilità poi un punto di forza tramite un percorso che è sempre comunque chiaramente lungo. Se qualcuno di voi che ha questa narrativa sta invece guardando questo video, non è un'accusa, vi ho perdonati, vi ho capiti, vi ho giustificati, ho cercato di spiegare. Ora però fate un passo anche verso di noi. Non serve se non volete che vi acculturiate sui temi della salute mentale, capire di più, andare in terapia. Voi state bene, è giusto così. Però fateci un regalo. Invece che dire non avere l'ansia, basta una camminata, vedrai che starai meglio, è solo un momento. Poi a volte è anche vero, però ci vuole un discorso un po' più ampio. C'è gente che sta peggio di te, vai solo troppo veloce. Secondo me forse dovresti fare questo, ma vedrai che poi passa. Regalateci il consiglio più prezioso che potete darci: il vostro silenzio. Stop whining. E vedete che sarete meglio.